La subacquea per studiare e proteggere l'ambiente e il nostro futuro, per sensibilizzare ed educare, per salvare vite. E sorprendentemente la subacquea come strumento di inclusione dei disabili, ma anche di risoluzione dei crimini e di conoscenza del nostro passato. Questi alcuni dei temi discussi durante l'undicesima rassegna subacquea internazionale, organizzata dall'Associazione Mare Nord-Est e dall'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee, che quest'anno si è svolta per la prima volta a Trieste, nella splendida cornice di Palazzo Lioid Triestino e di Piazza Unità d'Italia, e che ogni anno assegna il Tridente d'Oro, il premio più prestigioso a livello internazionale in ambito subacqueo, a coloro i quali si sono distinti nei vari ambiti di questa disciplina. Un evento in cui conferiamo dei premi alle eccellenze che hanno operato nel campo delle attività subacquee. Oltre al conferimento dei premi, intervengono quattro tridenti d'oro che parleranno della materia di loro competenza. Il premio Tridente d'Oro esiste da 60 anni, il premio, come detto, alle eccellenze che hanno operato in campo subacqueo. Abbiamo annoverato nel corso degli anni premiati importanti e famosi, per esempio Jacques-Yves Cousteau, famoso esploratore e divulgatore e inventore, Walt Disney, che ha operato in campo di divulgazione subacquea. Abbiamo atleti famosi come Enzo Maiorca, Jacques Piccard e scienziati, magari meno noti al grande pubblico, ma sicuramente che hanno dato un grande contributo allo sviluppo delle attività subacquee. Ospite d'eccezione, primo premiato di questa edizione 2022, Rick Stanton, l'esploratore e speleosub inglese, è divenuto noto in tutto il mondo nel 2018, quando 13 ragazzini rimasero bloccati per più di 2 settimane nella grotta thailandese di Tham Luang a causa delle forti piogge monsoniche. Quando ormai ogni speranza sembrava perduta, Stanton con il suo team li trovò e li trasse in salvo, tutti vivi, grazie a quella che è passata alla storia come la più difficile e complessa operazione di soccorso in grotta di tutti i tempi. L'ex vigile del fuoco ha aperto la rassegna commuovendo la platea del Palazzo della Regione, ripercorrendo nei dettagli non solo le fasi più delicate di quella missione, ma anche i 40 anni di esplorazioni estreme e operazioni di recupero che ha condotto nelle grotte di tutto il mondo e che lo hanno reso una leggenda vivente nel campo della speleologia esplorativa e subacquea. E come racconta lo stesso Stento nella sua avvincente autobiografia Aquanaut, che sarà presto pubblicata in italiano anche nel nostro paese da Di Leandro Editore. Ad applaudire e a fare domande a Rick Stanton anche i subacquei non vedenti e ipovedenti dell'associazione Albatros Progetto Paolo Pinto Scuba Blind International, giunti a Trieste da tutta Italia per celebrare il Tridente d'Oro conferito al loro istruttore Manrico Volpi, premiato per aver saputo esportare nelle attività subacquee il messaggio di inclusione sociale della didattica sub per non vedenti, curandone la divulgazione del valore e abbattendone ogni pregiudizio di diversità, ideando e sviluppando il metodo ASBI per gli scopi esplorativi naturalistici dei non vedenti. L'associazione nasce nel 2004 con la morte di Paolo Pinto, era mio marito, il campione del mondo di nuoto di gran fondo. E qualche anno prima ha avuto dei problemi di vista e così alla sua morte ho voluto fortemente mettere su un progetto che parlasse di mare, in questo caso di attività subacquea rivolta ai non vedenti. Non solo siamo riusciti a far vedere, a far conoscere veramente, realmente il mare ai non vedenti, ma ci siamo specializzati proprio per loro per quanto riguarda tutte le specialità che la subacquea regala a un vedente. In questo caso noi regaliamo anche a loro e quindi facciamo un po' tutto, facciamo apnea, facciamo relitti, svolgiamo corsi di grotte e adesso l'archeologia subacquea. Ma la subacquea, sorprendentemente, può essere anche un importante strumento investigativo per risolvere crimini e delitti. A spiegarlo è il criminalista esperto in subacquea forense Gianfranco Simonini, già Tridente d'Oro nel 2020.
Quando si parla di scienza forense, si intende l'applicazione di tecniche e metodologie di tipo scientifico. È un'attività giudiziaria, l'insieme di quegli accertamenti che vengono fatti sulla scena di un evento delittuoso, chiaramente con reperti rinvenuti sott'acqua. L'obiettivo della mia presentazione è stato proprio quello di ripercorrere tutta la parte storica da quando nascono i primi reparti delle forze di polizia in ambito subacqueo, siamo nel 1953, quando l'obiettivo era solo quello di ricercare e recuperare e purtroppo perdere una buona parte degli elementi probatori portando il reperto fuori dall'acqua. Fino ai giorni d'oggi in cui si può esaltare un'impronta digitale ancora prima di tirar fuori il reperto dall'acqua e anche elementi di tipo biologico per ricavare il profilo del DNA. E in questi 3 giorni di immersione nella vita sott'acqua non potevano mancare i risultati raggiunti dalle più moderne tecnologie e dalla robotica, soluzioni che possono coadiuvare l'essere umano in contesti particolarmente impegnativi, profondità elevate, condizioni proibitive o critiche e ambienti estremi e che consentono ricerche subacquee in ogni genere e a un più ampio raggio, come ad esempio quella archeologica, ma che diventano strumenti formidabili anche nella divulgazione scientifica e nell'educazione delle nuove generazioni sin dalla scuola primaria. Per gli sforzi compiuti in questo ambito, il Tridente d'Oro è stato assegnato a David Scaradozzi, ricercatore di robotica e automazione settore subacqueo, Università Politecniche delle Marche. È un onore ricevere questo premio, anche perché significa entrare e far parte dell'Accademia. Riconosce anni di attività miei, ma anche dei miei colleghi, sia all'Università Politecnica delle Marche che in ISME, il Centro Interuniversitario per la Tecnologia sul Mare, che è un'eccellenza nella ricerca in campo dell'ingegneria marina e sottomarina. E in particolare questo premio, come recita appunto la motivazione, è stato dato per tutte le attività di sviluppo di tecnologia ad ausilio della sicurezza del subacqueo in immersione, delle operazioni dei subacquei professionisti su aree marine protette, su siti archeologici ed in particolare anche per l'attività di conoscenza nelle scuole, coinvolgendo tutti i livelli di scuola, dalla primaria fino ad arrivare all'università, nella ricerca dedicata alla robotica marina e sottomarina, ma anche e soprattutto alla tutela dell'ambiente e tutte le tecnologie necessarie per avere un ambiente marino pulito e tutelato. Per tutta la durata della manifestazione, il pubblico ha potuto visitare la mostra di arte contemporanea C'è molto di noi in questo mare, a cura di Mare Nord-Est e Art Project Association. Vari artisti provenienti da Italia, Austria, Croazia e Palestina, attraverso pittura, fotografia, scultura, installazioni e video, hanno dato corpo all'inderogabile necessità di preservare il mare dall'aggressione dell'uomo. Un approccio ecosistemico alla bellezza e salvaguardia del mare per stimolare comportamenti virtuosi, il rispetto per il mare e per ogni organismo che lo popola, costruendo un futuro a economia circolare, volto alla conservazione dell'ambiente e a uno stile di vita sostenibile.